Ciao, nel video di oggi vi faremo vedere l'Aperol Spritz. Andiamo a prendere il nostro bicchiere. L'Aperol Spritz di solito viene fatto nel calice. Noi qui al Bekind lo facciamo anche nel tumbler alto per una questione di comodità e anche per una questione di quantità. Poiché questo bicchiere qui si impila e quindi ne abbiamo veramente tanti, invece il calice abbiamo un pochino meno posto per tenerli. Ma oggi vi farò vedere direttamente nel calice. L'Aperol Spritz è uno degli aperitivi più consumati in Italia e quindi è giusto farlo in un certo modo. Andiamo a prendere il nostro Aperol, prendiamo il nostro jigger, 50 ml di Aperol, versiamo direttamente gli ingredienti nel bicchiere, quindi è una build on ice, una costruzione direttamente nel bicchiere. Prendiamo il nostro prosecco. Il prosecco deve essere il doppio dell'Aperol. Quindi se avete messo 50 ml di Aperol, devono essere 100 ml di prosecco. Finiamo con uno splash di soda. Come parte di allungamento e anche per renderlo un pochino più frizzante. Andiamo a riempire il nostro bicchiere di ghiaccio. Aspettiamo che si abbassi il prosecco e lo riempiamo fino a sopra. Come guarnizione utilizziamo una fettina di arancio. Ci si può mettere anche un altro cubetto. Si può servire sia senza cannuccia che con la cannuccia, come preferite voi. Se utilizzate una cannuccia, cercate di utilizzare delle cannucce che siano riutilizzabili, quindi lavabili in lavastoviglie o comunque lavabili, diciamo. Lo spritz è pronto. Ecco qui. Andiamo all'assaggio. Buono, frizzante, fresco. Leggero, è un cocktail comunque, come vi ho già detto, da aperitivo, sia aperitivo mattutino che aperitivo serale. Con questa tecnica vi ho fatto vedere che io prima ho costruito tutto il cocktail nel bicchiere e poi ho aggiunto il ghiaccio. Perché ho fatto così? Perché vi ho fatto vedere come lavoro io di solito. Essendo comunque un locale estivo, o comunque chi fa la stagione, o chi deve servire molti ospiti, quindi molti clienti, prima io preparo tutte le basi e poi aggiungo il ghiaccio. Quindi sia per una questione di non annacquare troppo il cocktail, che per una questione di quando vai ad inserire il ghiaccio nel bicchiere, serve anche a miscelare. Se infatti avete visto, io non ho utilizzato il bar spoon alla fine del cocktail, perché il cocktail era già miscelato da per sé quando ho versato il ghiaccio al suo interno. Un'altra versione rispetto all'Aperol Spritz è il Campari Spritz, che è uguale praticamente, solo che al posto dell'Aperol come parte alcolica, come parte diciamo bitter, quindi come parte amara, viene utilizzato il Campari. Questo qui è uguale, non ve lo faccio vedere, però comunque ve l'ho spiegato. E adesso vi faccio vedere un altro tipo di spritz che è uscito da un po' di anni, che si chiama Ugo. Per l'Ugo noi utilizziamo il liquore fiore di sambuco. Liquore fiore di sambuco, si può utilizzare anche lo sciroppo. Io sono molto contro i drink molto dolci, quindi lo sciroppo non lo utilizzo, ma utilizzo il liquore. Per la preparazione è simile allo spritz, si utilizza sempre il calice, però in questo caso la parte della soda è un pochino di più, poiché andiamo a prendere il nostro jigger, mettiamo 1,5 oz di liquore ai fiori di sambuco, quindi 45 ml di liquore ai fiori di sambuco, il doppio in prosecco, quindi 90 ml di prosecco. E la soda deve essere un pochino più abbondante rispetto allo spritz.
anche quando andate al versaggio della soda, non fatela andare troppo forte giù, perché comunque perde di CO2. Riempiamo con il ghiaccio. Possiamo aggiungerci un altro pochino di soda per farla arrivare fino su. Come decorazione si può mettere un ramoscello di menta. Andiamo a inserire qui la menta. E mettiamo la cannuccia. E questo è l'ugo. Ecco qui. Andiamo all'assaggio. Anche questo molto buono, molto fresco, leggero, rimane un pochino più delicato e un pochino più dolcino rispetto allo spritz. Può essere bevuto sia dall'aperitivo, sia l'aperitivo del pranzo che l'aperitivo serale, e rimane un cocktail molto fresco. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.